Siamo alla GAI Giacomo di Villarbasse, in provincia di Torino, con Franco GAI, che è presidente di questa azienda che opera nel comparto delle lavorazioni meccaniche. Franco, raccontaci di questa azienda. Innanzitutto il fondatore è stato mio papà Giacomo, che nel 67 è arrivato una microazienda con due dipendenti e ha cominciato l'avventura dell'imprenditore. E presto siamo venuti a lavorare in azienda, sia io che mia sorella. Nel 2005 ho avuto il piacere di cominciare a far lavorare mia figlia, cioè la terza generazione. Nel frattempo l'azienda si è evoluta, abbiamo 42 dipendenti, operiamo ben poco sul mercato regionale. Abbiamo un mercato italiano e un mercato internazionale. È un'azienda che tecnologicamente è posta abbastanza all'avanguardia. Tutti i soldi che sono riuscito bene o male ad accumulare li ho sempre reinvestiti in azienda. E questa è la nostra maniera di concepire il modo di fare impresa. Con chi sono i tuoi clienti? Diciamo che principalmente fanno parte dell'automotive. Sono però componentisti che servono indifferentemente gruppi nazionali e gruppi esteri. Il tema su cui noi volevamo sentire una tua testimonianza è l'esperienza che tu hai fatto nell'ultimo periodo di alleanza insieme con altre aziende per riuscire a generare delle soluzioni sorprendenti per il tuo cliente. Come siete riusciti a interpretare tutto questo dentro una dinamica di alleanza? Tutto il mondo auto stava cercando di risparmiare tutto quello che era possibile risparmiare. A questo punto, qualsiasi tipo di richiesta, abbiamo cominciato ad analizzare la possibilità che potesse essere fatta da qualcun altro. L'orientamento è stato proprio quello di cercare, diciamo, dei personaggi che potessero soddisfare la più ampia gamma di richieste. Tutti quelli che sono andati a interpellare sono potenzialmente dei miei competitor. Tutto quel che capita a te che non puoi far te lo passi a me, perché passa a me te lo do a te. Questo ha voluto anche significare un recupero, secondo me, di una dimensione dell'uomo che gli ultimi tempi avevano fatto un pochettino dimenticare. Questa crisi ci ha fatto mettere davanti a tutti delle altre cose. Alcuni lavori era possibile avere un minimo di ricarico, altri lavori no. Allora, pur di non perdere il lavoro, si passava direttamente al cliente. No, proprio questo però io l'ho visto fare anche dagli altri. Un simpatico esempio di alleanza. Io ricordo sempre qui in Piemonte e l'Emilia. L'Emilia è cominciata con le cooperative agricole 100 anni fa, forse 80 anni fa. Il Piemonte ci sta arrivando piano piano adesso, perché bisogna proprio vincere una mentalità. Così cosa succede? Che ogni fattoria si comprava un trattore, lo usavano tre ore all'anno, il trattore era sempre rotto perché era arrugginito, non per uso, ma perché le cose se non le usi si deteriorano forse peggio, specialmente quelle meccaniche, di quando lo usi. Invece là si era fatto il colpo con il trattorone quello grosso, giorno lavoro al mio campo, l'altro giorno l'altro, questo lavorava bene tutto il corso, con la spesa di un decimo. Non è sempre possibile nel nostro genere di lavorazione, anche perché devi rispondere in prima persona, il cliente, per certe cose, eccetera, però tante cose secondo me potrebbero costituire una notevole forma di risparmio. Tu ci stai dicendo che la crisi è stata una grande opportunità, è stata come sempre quelle emergenze su cui non riesci a ricostruire una nuova normalità, ma sono necessarie e fondamentali per poter immaginare e iniziare a costruire quello che è il futuro rivisto alla luce di un bisogno. Quando si manifesta un bisogno, questa diventa sempre l'occasione con cui è possibile rigenerare il proprio modello di business. Grazie Franco.